Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa quarta e ultima domenica di Avvento, il Vangelo ci ripropone il racconto dell'Annunziazione. Rallegrate, dice l'angelo a Maria, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sembra un annuncio di pura gioia, destinato a fare felice la Vergine. Chi tra le donne del tempo non sognava di diventare la madre del Messia? Ma insieme alla gioia, quelle parole preannunciano a Maria una grande prova. Perché? Perché in quel momento era promessa sposa, non era sposata. Promessa sposa di Giuseppe. In tale situazione, la legge di Mosè stabiliva che non dovevano esserci rapporti o coabitazioni. Dunque, avendo un figlio, Maria avrebbe trasgredito la legge e le pene per le donne erano terribili. Era prevista la lapidazione. Certamente il messaggio divino avrà riempito il cuore di Maria di luce e di forza, tuttavia ella si trovò di fronte a una scelta cruciale: dire sì a Dio rischiando tutto, compresa la vita, oppure declinare l'invito e andare avanti con il suo cammino ordinario. Che cosa fa? Risponde così: avvenga per me secondo la tua parola. Ma nella lingua in cui è scritto il Vangelo non è semplicemente un si faccia. L'espressione verbale indica un desiderio forte, indica la volontà che qualcosa si realizzi. Maria, in altre parole, non dice se deve avvenire, avvenga, se non si può altrimenti, non è una rassegnazione. No, non esprime un'accettazione debole e remissiva. Esprime un desiderio forte, un desiderio vivo. Non è passiva, è attiva. Non subisce Dio, aderisce a Dio. È un'innamorata disposta a servire in tutto e subito il suo Signore. Avrebbe potuto chiedere un po' di tempo per pensarci, oppure maggiori spiegazioni su che cosa sarebbe successo, magari porre qualche condizione. Invece non prende tempo, non fa aspettare. Dio non rinvia. Quante volte, pensiamo a noi adesso, quante volte la nostra vita è fatta di rinvii, anche la vita spirituale. Per esempio, so che mi fa bene pregare, ma oggi non ho tempo, domani, per lo stesso dire domani e domani e domani. Rinviamo le cose. Lo farò domani. So che aiutare qualcuno è molto importante, sì, devo farlo. Lo farò domani. È la stessa catena dei domani. Rinviare le cose. Oggi, alle porte del Natale, Maria ci invita a non rimandare, a dire sì. Devo pregare? Sì, cerco e prego. Devo aiutare gli altri? Sì. Come farlo? E lo faccio, senza rimandare. Ogni sì costa, ogni sì costa, ma sempre meno di quanto costò a lei quel sì coraggioso, quel sì pronto, quel avvenga per me secondo la tua parola che ci ha portato la salvezza. E noi, quali sì possiamo dire in questo tempo difficile? Anziché lamentarci di quello
che la pandemia ci impedisce di fare, facciamo qualcosa per chi ha di meno. Non l'ennesimo regalo per noi e per i nostri amici, ma per un bisognoso a cui nessuno pensa. E un altro consiglio, perché Gesù nasca in noi, prepariamo il cuore, andiamo a pregare. Non ci lasciamo portare avanti dal consumismo. Ah, devo comprare regali, devo fare questo e questo. Quella frenesia di fare cose. L'importante è Gesù, il consumismo. Il consumismo, fratelli e sorelle, ci ha sequestrato il Natale. Il consumismo non è nella mangiatoia di Betlemme. Ci c'è la realtà, la povertà, l'amore. Prepariamo il cuore come di Maria, libero dal male, accogliente, prossimo a sposare Dio. Avvenga per me secondo la tua parola. È l'ultima frase della Vergine in questa ultima domenica di Avvento ed è l'invito a fare un passo concreto verso il Natale, perché se la nascita di Gesù non tocca la vita nostra, la mia, la tua, la nostra, tutte, se non tocca la vita, passa in vano. Nell'Angelus, ora anche noi dice, diremo, si compia in me la tua parola. La Madonna ci aiuti a dirlo con la vita, con l'atteggiamento di questi ultimi giorni per prepararsi bene al Natale. Angelus Domini, nunciavit Maria. Et concepit de Spirito Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut igni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tua, anque sumo Domine, mentibus nostris infunde, uci angelo nunciante, Christi fili tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis. Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunque tusque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, la pandemia di coronavirus ha causato un particolare disagio ai lavoratori marittimi. Molti di loro, si calcola circa 400.000 in tutto il mondo, sono bloccati sulle navi oltre i termini dei loro contratti e non possono tornare a casa. Chiedo alla Vergine Maria, Stella Maris,
di confortare queste persone e tutti quelli che vivono situazioni di difficoltà, ed esorto i governi a fare il possibile perché possano ritornare i loro cari. Quest'anno gli organizzatori hanno avuto la felice idea di fare la mostra 100 presepi sotto il colonnato. Sono tanti presepi che svolgono proprio una catechesi della fede al popolo di Dio. Vi invito a visitare i presepi sotto il colonnato per capire come la gente cerca con l'arte di far vedere come è nato Gesù. I presepi che sono sotto il colonnato sono una grande catechesi della nostra fede. Saluto tutti voi, romani e pellegrini di vari paesi, famiglie, gruppi parrocchiali, associazioni e singoli fedeli. Il Natale, ormai vicino, sia per ciascuno occasione di rinnovamento interiore, di preghiera, di conversione, di passi avanti nella fede e di fraternità fra noi. Guardiamoci intorno, guardiamo soprattutto a quanti sono nell'indigenza, fratello che soffre dovunque si trovi, fratello che soffre ci appartiene, è Gesù nella mangiatoia, quello che soffre è Gesù. Pensiamo un po' questo. E il Natale sia un avvicinarsi a Gesù in questo fratello, questa sorella. È lì, nel fratello bisognoso, il presepe al quale dobbiamo recarci con solidarietà. Questo è il presepe vivente, il presepe che incontreremo davvero il Redentore nelle persone che hanno bisogno. Camminiamo pertanto verso la nota santa e attendiamo il compiersi del mistero della salvezza. E a tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. È uscito con una espressione che dovrebbe farci tutti riflettere. Il consumismo, ha detto Papa Francesco, ci ha sequestrato il Natale. Il consumismo. Poi il Papa ha parlato dei regali. Facciamo qualche regalo. Ma chi non ha niente, ha detto, non pensiamo a noi, agli amici, a quelli che magari sono pieni di doni e di regali, pensiamo a quelli che non hanno niente. Il Natale, sono ancora sue parole, sia per ciascuno una vocazione. Guardiamoci attorno per vedere il fratello che soffre. Quel fratello che soffre è Gesù. Questo, ha detto il Papa, è il presepe vivente. E allora con questi pensieri e con questo augurio noi ci salutiamo impegnandoci a vivere bene questa settimana che è proprio la settimana del Natale del Signore. Un saluto e un grazie con l'augurio a tutti.